cosa? Mi stimo e mi incoraggio. Oggi nessuna magagna. E allora, col mio bel tempo libero, cosa faccio? Una bella foto. Ma che tecnologia, ma che roba, ma che roba. Eccolo qua. Aio. Ventosa. Ma cosa sta facendo? Una foto per WhatsApp. Ma per così la fa? Eh sì, il profilo. Ma venga con me. Logico, eh. Anche tu che ti intendi, voglio dire. Venga con me che devo dire una cosa su WhatsApp. Venga. Mi spieghi. Ma lei. Ho visto che faceva la foto di profilo per WhatsApp, certo. Ma lo usa WhatsApp? Ah, caspita, come tutti gli italiani, io faccio parte di tanti gruppi WhatsApp. Per esempio, mi faccia degli esempi. Provolone che passione. Beh, quello è numeroso, no? È fantastico. Immagino. Poi abbiamo mariti incinti. Mariti incinti, quanti saranno mai mariti incinti? Uno. E Parlamento, che belle battute. E a proposito di WhatsApp, ma lei lo ha rinnovato l'abbonamento? Le è mica arrivato un messaggio per rinnovare l'abbonamento di WhatsApp? Ci guardo, ma eccolo qua. Attenzione, dice, il tuo account WhatsApp Messenger è scaduto. La registrazione non è stata rinnovata e scade entro 24 ore. Clicco subito. Ma sì, provi, dai, clicchi. Così vediamo. Vada. Allora, vedi. Ordine estensione, posso scegliere anche quanto tempo? Tra 1, 3 anni, 5 anni con prezzi diversi, 5 anni è più conveniente, cosa vuol fare? 5 anni, grazie. Vada. Crepi l'avarizia. Là. Ora inserisca tutti i dati, compili, nome, cognome, sì. Capitan Ventosa. Ventosa, data di nascita, anno domini, numero di carta, sì. Eccetera, scadenza, e poi lì c'è il tasto invio. Sì, e invio! Stia fermo. Perché è pericoloso per l'invio. Sì. Questi dati vanno a finire nelle mani di malintenzionati. Maledetti. Ma certo, perché in realtà dovete sapere che WhatsApp non è a pagamento. Ah. Se vi arrivano messaggi in cui vi invitano a pagare abbonamenti, a rinnovare qualunque cosa relativa a WhatsApp, non lo fate. WhatsApp è gratuito. Gratis. Mi hai salvato, sono proprio un ragazzo fortunato perché oltretutto oggi la Ferrero, guarda sì. Qua, mi ha inviato un bel WhatsApp con scritto hai vinto 10 confezioni di prodotto, basta cliccare. E io clicco. Ventosa, lei deve fare più attenzione. Lei clicca troppo. Ah, sì. Stia fermo con questo dito qua. Okay. Anche voi probabilmente lo avete ricevuto perché è un messaggio falso. Come non è falso? Della Ferrero. La Ferrero proprio dice che non è vero, non è così. È una truffa vera e propria. E la Ferrero ha dichiarato di non mandare messaggi tramite WhatsApp. Quindi attenzione dove cliccate se arriva un messaggio del genere. Giusto, perché internet com'è che è? Perché il mondo digitale non è solo virtuale. No. Ma anche reale, sì. Quel che fate vale. E allora io mi stimo e mi incoraggio e vi stimo e vi incoraggio a fare molta, ma molta attenzione. Occhio, guarda.